Hello my girls, benvenute al mio canale, io sono Vania e finalmente sono tornata dopo tanto tempo. Avete visto già questo trucco? Di questo si tratta questo video, che ho voluto fare un trucco molto diverso dal solito per questo Halloween. E finalmente sono tornata, ragazze, dopo un mese. Veramente mi è successo di tutto, più di un mese veramente. Perché in questo periodo è successo veramente di tutto. Mi hanno ricoverata, sono stata operata, poi è venuta mia mamma in vacanza dal Messico, quindi sono stata abbastanza impegnata con la famiglia e molto contenta ovviamente, perché da tanto tempo aspettavo questa visita della mia famiglia, della mia mamma qui in Italia. Ma adesso, dopo questo lungo periodo, sono tornata con questo trucco, ragazze. Allora, prima di cominciare, una cosa molto importante: non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e mi potete seguire sui miei social network, che vi lascio qui, cioè su Instagram, su Facebook, sulla mia pagina che è www.vljmakeup.com. Lì mi potete cercare e trovare. E adesso sì, stavo parlando di questo trucco. Veramente sono stanca, un po' annoiata, diciamo, di fare dei trucchi dei mostri, dei zombie, di queste cose per Halloween. Ho realizzato tanti trucchi in passato di questo genere, che ovviamente adesso non mi trovo, cioè non lo so, non mi ispira, diciamo. Quindi adesso ho optato per realizzare di questi trucchi un po' più fantasiosi, un po' più, diciamo, belli, no, con del sangue o con delle ferite. Quindi ho scelto questo trucco, che tra l'altro mi sono ispirata in una ragazza, anche lei è una youtuber, mi sa che è inglese se non sbaglio, si chiama Nadia With Love, e mi è piaciuto un sacco questo trucco che lei ha realizzato, quindi ho detto perché no, lo voglio realizzare anch'io. Quindi questa è la mia versione, il mio risultato, spero che anche a voi piaccia. Se così, lasciatemi i commenti, ragazze, che ve ne pare, vi piace questo trucco, veramente lo volete realizzare? E se così, allora venite con me e lo realizziamo insieme. Ok ragazze, per cominciare ho già applicato il mio fondotinta e mi sono fatta le sopracciglia, quindi adesso devo truccare quest'occhio, e per quello io vado a utilizzare la mia palette da Anastasia Beverly Hills, Model Renaissance. E prendo questo colore che si chiama Warm Taupe, questo marroncino chiaro con un pennello da sfumatura. E solo devo truccare un occhio, perché l'altro dobbiamo fare un'altra fotografia istantanea, diciamo, con questo formato. Quindi adesso sulla mia piega palpebrale, o dove si suppone che dovrebbe essere, perché vedete che la mia tipologia di palpebra è un po' diversa, cioè nel senso che è tutta una praticamente. Ok, abbiamo sfumato benissimo. Faccio un close up perché mi sa che è un po' lontana la telecamera. Spero che adesso vada un po' meglio, penso di sì. Poi prendo questo colore, che è un colore arancione, che si chiama Real Girl. Lo prendo con lo stesso pennello, prendo un po', vedete, solo faccio così. E ho preso, anche perché questi ombretti sono abbastanza pigmentati, quindi vado ad sfumarlo in tutta questa parte, cioè diciamo che nella stessa posizione dove ho applicato prima l'ombretto marrone chiaro. E con un altro pennello pulito prendo questo colore che si chiama Red Ocre, questo colore qua, vedete, in questa parte, cioè praticamente dove si crea la V. Prendo, vedete, la posizione del pennello ed inizio ad sfumare piano piano verso l'interno. Poi prendo Venetian Red, che è questo colore sul rosa, sul pink, e lo applico con dei leggeri picchietti. Prendo, vado aggiungendo piano piano, aggiungo ed inizio ad sfumare con un pennello come questo, vedete che è un pennello piatto. Prendo questo colore che si chiama Golden Ocre, che è un colore chiaro, un po' giallo, e lo applico in questa parte per creare la mia palpebra mobile, per chi come me ne ha poca.
Prendo questo altro colore, ma lo voglio applicare con le dita. Questo altro colore che si chiama Primavera, un po' shimmer, solo in questa parte verso l'interno. E applico Cyprus Amber, che è questo marrone scuro. Ed inizio ad applicarlo in questa parte. E adesso un'altra palette che io sto amando tanto è questa da Saharan, The Saharan by Juvia's. E prendo, cioè, questo colore rame praticamente. Lo prendo questo così e lo applico nel lagrimale, questa parte. Ok. Prendo questo colore Cyprus Amber, quello che ho applicato prima, lo applico in quest'altra parte inferiore. Ok, vedete? Bene, adesso ho già fatto il mio contorno viso con questo contouring dalla Sephora. E adesso sì, ragazzi, è arrivato il momento più emozionante di questo trucco, che è disegnare la fotografia o delle fotografie sul mio viso. Io per quello vado ad utilizzare questa matita che è dalla Chanel. Mi piange il cuore perché è della Chanel, ma non ho un'altra matita di questo colore grigio. Anzi, io sto utilizzando questo colore grigio, non voglio utilizzare il colore scuro per disegnare, quindi adesso prima faccio il mio trasso. E adesso prendo la mia paletta dalla Kryolan, che è questa Aqua Color, che sono questi acquarelli, vedete? E adesso vado ad attivarli con semplicemente dell'acqua. In quest'altra parte di questo lato, che diciamo questa è un'altra fotografia così, vado a realizzare la finta sopracciglia. E per fare questa finta sopracciglia io vado ad utilizzare questa matita dalla Kiko. Questa è la Eyebrow Sculpt, che è questa qua. Adesso ho già applicato la ciglia finta, vedete da questa parte, e vado a creare questo effetto d'ombra con questa matita oscura, questa che ho utilizzato prima. Vado a creare un po' d'ombra, questa parte. E adesso passo a quest'altro occhio. Ok, abbiamo fatto questo passaggio e adesso vado a riempire questa lacrimuccia di un colore blu e un colore bianco, sempre utilizzando degli acquerelli che sono questi che vi ho fatto vedere prima. E adesso vado ad utilizzare il colore nero, questo qui. Mamma mia, ho paura. Ok ragazzi, adesso ho già finito di creare delle ombre sotto queste fotografie e adesso utilizzo questa palette dalla NYX che si chiama Love is Smoky, che ovviamente sono degli illuminanti, questo colore sul rosa, e lo applico e sull'arco di Cupido, poco, così. E sulle labbra utilizzo questa tinta da Le Splash, il colore si chiama Poison Apple. Vi lascio il link e il codice sconto nell'info box. Ecco qua, questo è il risultato, ragazzi. Ovviamente vedere questo trucco non tanto da vicino, un po' più da lontano, fa un altro effetto, perché ovviamente avevo fatto questo close up, questo zoom, perché così potevate apprezzare un po' la realizzazione di questo trucco. Ma è questo il risultato, veramente a me piace tanto, spero che anche a voi se è piaciuto tanto come a me. E quindi ragazze, se questo video vi è piaciuto, regalatemi pollice in su
E non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e seguitemi su tutti i miei social network, soprattutto su Facebook e su Instagram, che lì è dove vi condivido tantissime cose. E adesso sì ragazze, io vi lascio un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!